Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo ora a vedere il secondo impasto e quindi il secondo video del panettone glassato. Seguiamo insieme tutti i passaggi per farlo. Eccoci qua, la mattina dopo ho trovato l'impasto che ha raggiunto 3 volte il suo peso iniziale, quindi è triplicato. Mi ero preparata già tutti gli ingredienti sul piano di lavoro, il burro lo avevo lasciato a temperatura ambiente, il resto avevo messo tutto in frigo. Quindi inizio a sgonfiare l'impasto e lo metto direttamente nella ciotola dell'impastatrice. Se il primo impasto non è triplicato, non iniziate ad impastare, lo lasciate il tempo che ci vuole, per avere questo risultato. Bene, io avevo appoggiato anche la ciotola in frigo, così inizio da una temperatura, un pochino più bassa. Allora, metto 15 grammi di acqua, ma vedo se non ci vuole tutta, ne lascio un goccino che metterò dopo. Ci butto la farina. Io sto usando una farina tecnica, ho usato una farina del mio quaglia per panettoni. Ho finito di mettere l'acqua, come avete visto. Ogni tanto stacco l'impasto dalla ciotola, mi fermo e stacco l'impasto. Una volta amalgamata la farina, inizio a mettere lo zucchero in 3 volte, come abbiamo fatto per il primo impasto. Faccio assorbire prima di mettere altro zucchero, quindi in 3 volte. E giro a velocità media. Vi ricordo, come ho detto già nel primo video, che questa è una ricetta, che è stata modificata, per adattarla al lievito madre. L'abbiamo fatta insieme al gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, credo lo scorso anno. Bene, ora inizio con i tuorli. Li metto a cucchiaiate ed anche qui faccio assorbire prima di mettere la seconda cucchiaiata. Continuo a girare. Ho fatto dei tagli naturalmente, quindi regolatevi con il vostro tempo. La pruvetta l'avevo messa in ammollo ieri sera. Poi scolata, qui sto mettendo anche il sale, e scolata, messa in un panno per farla asciugare e poi l'ho messa in frigo insieme ai canditi. Come vedete l'impasto sta già prendendo corda, stacco ogni tanto e mi fermo. Giro ancora. Anche qui vale il discorso della temperatura, quindi è bene ogni tanto misurare che non si scaldi troppo l'impasto, altrimenti ci fermiamo e possiamo anche appoggiare un attimo in frigo. Ora metto il miele dove io ho messo già i semi della bacca di vaniglia. Al di là della ricetta io ho messo anche un cucchiaino soltanto di pasta d'arancio, perché ce l'avevo in frigo e quindi ce l'ho messa. Ho preparato il burro, questa è l'uvetta passa con i canditi, e inizio ora a mettere il burro a pezzettini, un pezzettino per volta.
Come avete visto, sta già incordando. A questo punto aumento un pochino la velocità. Controllo ora la temperatura. Se sentite qualche rumore di sottofondo, mentre registro ci sono i vicini che stanno facendo le pulizie di sera. Scusate. Allora, la temperatura si ferma a 25 e penso che va bene. Faccio, magari sto ferma un attimo e poi riprendo. Controllo il velo. Faccio girare un altro pochino, penso, eh. Ci siamo quasi, però ancora, vedete, si strappa. Quindi giro ancora. Controlliamo. Io direi che ci siamo, eh. Si vede poi che è bello setoso, quei pezzettini che vede la pasta, quella pochina di pasta d'arancia che ho messo, eh. Bene, ora aggiungo le sospensioni e faccio girare un pochino per amalgamare bene a velocità bassa. Ora volta pronto, peso l'impasto, tolgo la tara, so già che la ciotola pesa 4,50, quindi siamo appena sotto al chilo, diciamo. Lo lascio riposare una trentina di minuti, 20-30 minuti, e poi faccio la prima perlatura. Ho preparato uno stampo basso da 7,50, almeno così mi hanno detto dove l'ho comprato. Quindi tolgo un pezzettino di 100-150 grammi circa, il resto lo metto nello stampo da 7,50. Questo perché io voglio assaggiare com'è venuto, quindi i birottini piccoli poi li apro subito e vedo l'interno. Altrimenti mettete tutto l'impasto in uno stampo da 1 chilo. Bene, ultima pirlatura. E abbiamo finito. Scusatemi se c'è ancora qualche imperfezione nell'audio quando registro. Ok, adesso copro non con la pellicola perché è basso. Ci metto una campana sopra, una ciotola trasparente, così seguo anche la lievitazione. Naturalmente anche qui ci vorranno 6-7 ore, 8, dipende, dalla temperatura che avete in casa, a meno che non avete una cella di lievitazione, ma fa abbastanza caldo ancora, le temperature sono alte. Siamo ai primi di dicembre, ma sinceramente non fa tanto freddo, almeno qui da noi. Vedete, io sono andata anche troppo su con la lievitazione, bisogna 2 centimetri, già si può preparare il panettone. Ora metto la glassa con una sac à poche, così. Forse l'ho fatta questa glassa anche troppo densa, eh.
Dovrebbe sciogliersi un pochino adesso. Ecco, adesso ci siamo. E ci metto un po' di granella. Nel frattempo ho acceso il forno, naturalmente a 175 gradi, ma poi lo abbasso a 170. La ricetta dice 175, però ho sentito vari esperti della cottura che si può cuocere anche a 165. Comunque dipende dai forni poi. Ci metto qualche mandorla sopra, ecco qua, e poi vado ad infornare. La ricetta per fare questa glassa la trovate sul primo video. Cioè, ci sono le dosi e come fare. Ecco qua, come vedete sta già crescendo, si è già spaccata la glassa. Il tempo è di 55 minuti. Io non ho aperto per controllare il cuore se è arrivato a 94 gradi, per non rischiare che mi si abbassasse. Eccolo qua, quindi ho rispettato i 55 minuti. Ho soltanto abbassato un pochino, leggermente, la temperatura. La glassa si è spaccata forse perché era un po' troppo densa, ma va bene così. Ho infilzato e capovolto. Una volta freddo, quindi dopo 2-3 ore, lo giro ed eccolo qua. Io direi che è venuto molto bene. Ora per vedere l'interno aprirò i piccolini e vi metto poi le foto dell'interno dei piccolini che ho cotto prima, non insieme a questo perché ci è voluto pochissimo tempo per cuocerli. Bene, io spero di aver spiegato tutti i passaggi. Questa ricetta naturalmente la trovate anche sul gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, con tutte le descrizioni e tutti i passaggi che ci ha dato l'amministratrice del gruppo. E questi sono i piccoli muffin, vedete, sono bellissimi dentro. Io l'ho già assaggiato, naturalmente è buonissimo, questo panettone è veramente buono. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a lasciare un like, a condividere il video e ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.